Dal prossimo 1° gennaio aumenteranno i costi per quanti dovranno servirsi del porto di Civitavecchia per i traffici commerciali. Il Comitato di Gestione dell'Autorità Portuale ha infatti approvato all'unanimità la delibera riguardante l'incremento dell'aliquota della sovrattassa sulle merci imbarcate e sbarcate, finalizzata al finanziamento dell'ulteriore prolungamento dell'antemurale. Come si ricorderà, il costo dell'opera era lievitato rispetto alle previsioni dell'ente sulla base della rivisitazione delle nuove tabelle regionali. L'opera, ha spiegato il presidente di Molo Vespucci, Pino Musolino, è stata finanziata nel PNRR per circa 60 milioni ed il costo è lievitato dai 69 milioni originariamente previsti a circa 106 milioni con l'aumento generalizzato dei prezzi delle materie prime. Ha poi aggiunto che l'Authority coprirà i rimanenti 45 milioni con un ulteriore tiraggio del mutuo BEI e per far fronte agli oneri finanziari dell'operazione si è reso necessario ricorrere all'aumento dell'aliquota della sovrattassa per 0,724 euro a tonnellata. Ne avremmo fatto volentieri a meno, ha proseguito, trattandosi di una misura recessiva, però necessaria a non perdere 60 milioni di risorse pubbliche, per i quali entro il prossimo 31 dicembre è necessario avere stipulato una obbligazione giuridicamente vincolante e la possibilità di realizzare un'opera così importante. In conclusione, Musolino ha comunque assicurato che qualora ci fosse la possibilità di reperire diversamente i 45 milioni mancanti, è già previsto un annullamento totale o parziale dell'incremento dell'aliquota. Nel corso della seduta il Comitato di Gestione ha anche approvato la delibera relativo all'inserimento dell'area ex privilege nel piano di configurazione strategica della zona commerciale e di quella settentrionale del porto. Una decisione che, secondo il Presidente, mira a non commettere lo stesso errore per la terza volta in un'area che dal punto di vista della destinazione d'uso non è mai stata adibita a cantieristica. Nella delibera approvata viene stabilito che l'ex cantiere sarà dedicato alla logistica e l'Authority si augura che presto sia liberato anche dall'ingombrante presenza dello scafo. A riguardo, il massimo esponente dell'ente ha anticipato che gli stakeholder sono stati invitati a presentare idee e proposte per il miglior utilizzo di quell'area, mentre la cantieristica avrà la sua naturale collocazione, prevista anche nel piano regolatore portuale, alla Mattonara.